Eccoci qua, ben trovati. Come sapete, io sono in cerca costante di persone, personaggi particolari. Ho conosciuto a Biblioterme l'architetto David Ulivagnoli. Benvenuto. Ciao, Benvenuto. provato. Tu sei architetto, musicista, relatore, autore, Sommelier. sommelier. C'è anche questo. Quante ne hai? Mi sono divertito e mi sto divertendo approfondendo vari e differenti campi. Ecco, E fai mettiamola. bene. Hai un manifesto con te, o meglio, sei stato insignito del manifesto, di un Sì, manifesto, eh? Me ne parli? questo è una sorpresa che mi hanno fatto e un grande onore, si potrebbe dire, al contempo, perché alcuni, tanti dei ragazzi, ragazze, oggi professionisti oppure ancora studenti, che sono venuti nel mio studio, che ci siamo conosciuti nel corso del tempo, si sono in qualche modo riuniti virtualmente nel corso del recente, purtroppo, lockdown e hanno deciso di interagire appunto fra loro scrivendo un manifesto dell'architetto contemporaneo, mi hanno fatto una bella sorpresa, basato su come io ho sempre cercato di relazionarmi in primis con me stesso, ma poi anche con gli altri. Anche con loro, e sono ragazzi e ragazze provenienti un po' da diverse, da tutte le parti d'Italia, dalla Val d'Aosta al Sud Italia. E si sono riuniti cercando di far sì che le cose che io ho sempre cercato di dire potessero essere elencate in questo manifesto che hanno scritto. Ce lo racconti, eh? Ah, sì, Quanti punti volentieri. sono? Sono una quindicina di punti, mi Sono sembra, 15 vero? punti, esatto. Gli ultimi basati, diciamo, anche scherzosamente su quello che è il mio modo di essere e di stare al mondo. Quindi il cappello, Il cappello. la pochette, ma soprattutto i primi punti di questo manifesto sono incentrati sul fatto che io credo sia sostanziale per chi fa il mio lavoro, per chi fa il nostro lavoro, nel cercare di far sì che si possa fare il progetto migliore per la committenza che ci viene a trovare, basando il tutto naturalmente sul rispetto, che deve Sì. essere reciproco, sull'ascolto. Perché se te mi chiami per fare un progetto di una nuova abitazione, di una ristrutturazione, e io non faccio il progetto per te, ma faccio il progetto per me, te non sarai mai contento e soddisfatto. Io devo cercare di capire al meglio, per questo sono conosciuto per fare delle grandi chiacchierate con le persone, proprio per cercare di capire quali possano essere i loro desideri, i loro desiderati, i loro sogni. E allora noi, come architetti, come professionisti, cerchiamo di poterli realizzare. E questi ragazzi, queste ragazze che sono venute e venuti nel mio studio, sono venuti anche rimanendo poi alla fine un po' sorpresi del fatto che una volta che loro mi avessero chiesto di dargli una mano, io avessi accettato una mano per un esame, per la tesi, per l'esame di Stato per iscriversi all'ordine. Io abbia sempre accettato e continuerò a farlo for free, direbbero gli inglesi, senza niente pretendere. Onorevole, ma anche giusto oggi, dai, bisogna aiutare sempre chi ha bisogno. Io la vedo così. Sì, anch'io. Andiamo avanti. Andiamo Punti, avanti. punti, io sono curioso dei punti. Non lo so a memoria, naturalmente, però vi dico che erano i primi d'agosto quando entra Giulia, che è architetto, allo studio e insieme al caffè porta il giornale.
E io dico, perché il giornale non è la sua abitudine? Quella di portare il caffè? Sì. Ma se dopo gli dai una scorza, la dico, guarda, io ormai sono abituato a stare online. Il giornale ero solito leggerlo anche più di uno quando facevo, io sono stato assessore nel mio comune. E quindi Che tutte le comune? San Marcello Pistoiese, per Ah. capirsi, a pochi chilometri dall'Abetone, quindi Appennino Tosco Emiliano. Insomma, mi porta il giornale, io sfoglio e c'era questo articolo con la mia foto. Si sono dati ovviamente tanto da fare, sicuramente aiutati anche dalla nostra curatrice della comunicazione e marketing dello studio, la dottoressa Daniela Santoro. Hanno fatto dei comunicati stampa, sono usciti sui giornali, sono andati sulle radio e mi hanno fatto questa veramente gran bella sorpresa. Senti, fra te sei anche fra la musica e il vino, eh? Me ne parli un po'. Fra la musica e il vino, io sono stato da sempre, ma veramente, affascinato, da tutte quelle figure che sicuramente erano più del passato anziché del presente, figure importanti come Brunelleschi, Leonardo da Vinci, che non erano solo una cosa, erano tante cose. E quindi riuscivano poi a condensare il loro sapere, ma diciamo le loro tante esperienze, nei vari settori nei quali via via riuscivano a muoversi o potevano esprimere al meglio la loro arte, la loro professionalità. Io da grande avrei dovuto fare il musicista e per questo gli studi anche di pianoforte al conservatorio. Poi è cambiata in qualche modo la vita perché il vero musicista, io ero nato dal piano bar, non poteva portare più avanti la sua professione perché erano arrivati i dischetti, quelli che delle basi preregistrate, è arrivato il karaoke, da una parte cosa ganza, cosa simpatica, da quell'altra parte prima inflazionato, poi rovinato. Il mondo di chi suonasse effettivamente il pianoforte. Nel mentre ovviamente stavo studiando all'università e quindi ce l'ho fatta a cambiare in qualche modo prospettiva e mestiere. Sono sempre stato affascinato dal mondo del vino e per questo conoscendo vari sommelier a Pistoia, ma anche da ora anche da altre parti del mondo, sono molto amico del presidente, fo per dire, dei sommelier United Kingdom, dell'Inghilterra. E quindi ho cercato di far sì che il mio voler conoscere sempre di più diventasse anche un corso, perché poi sono state 3 annualità per diventare sommelier, quindi c'è anche questa. E quindi mi prendono anche in giro quando io, per cercare di descrivere un progetto d'architettura, di ristrutturazione, di interior design, ne parlo come se fosse una decantazione del vino, ecco. Senti, ti piace scrivere? Stai scrivendo qualcosa? Hai scritto qualcosa? Oh, Ho scritto 2 libri. parliamone, dai. E 2 libri non ce li ho qui con me a portata di mano. Però erano fatti e pensati che, Raccontaceli. sì, erano fatti e pensati come, diciamo, motivo divulgativo e promozionale di quelle che sono ora diventate i rifugi antiaerei, il museo dei rifugi antiaerei più lungo del mondo. È qui sulla montagna Pistoiese a Campo Tizzoro. Si chiama? Sì. Il museo è Museo Rifugi SMI di Campo Tizzoro. Volevo tu lo dicessi. Ok, grazie, l'ho detto. La storia è un po' lunga. È nata nei primi anni del Novecento una grande fabbrica all'interno della quale lavoravano materiale bellico e quindi munizioni di vario genere. A cavallo delle 2 guerre realizzarono appunto rifugi antiaerei.
lunghissimi. Li realizzò un privato, li realizzò Orlando, questa figura storica, mitica anche quassù, perché prima fa la fabbrica all'interno della quale ci lavoravano oltre 7.000 persone, tante. E creò per loro, per metterli in sicurezza insieme alla loro famiglia, questi rifugi a 20-25 metri sottoterra, antibomba, antiattacco di bombe, quelle, non mi viene in mente ora il termine, quelle che purtroppo si sentivano anche rammentare qualche anno fa, che potevano dare noia all'olfatto, bombe chimiche, veniva il termine. E quindi ecco, io da quando ero ragazzino sentivo dire che c'erano queste gallerie sotto Campo Tizzolo, ma non si potevano visitare perché c'era il segreto militare, c'era il segreto industriale. E quindi per me è stato un pallino quello di andarle prima a vedere, le ho visitate, ero già consigliere comunale, lì per lì volevo farci anche la tesi, ma poi insomma a forza di insistere abbiamo pensato io, ma anche tante altre persone che poi mi hanno seguito in questo quasi delirio, perché riuscire poi a realizzare una cosa del genere non era né facile né scontato. Certo. Un gruppo di persone, fra studiosi, volontari, ovviamente la parte del leone l'ha fatta la proprietà ex SMI, oggi KNE Group, che ha dato la possibilità proprio di creare questo museo, che è un unicum, non ce n'è altri al mondo. E quindi feci proprio questi due libri proprio per far sì che si iniziasse a parlare anche in maniera più precisa di questo bene che ancora sarebbe dovuto diventare il museo che è oggi. Facemmo un lavoro, anche un DVD, insieme all'Istituto Luce, che te sai chi sia, certo. Perché riuscimmo a trovare del materiale video dei tempi del ventennio fascista, dove parlavano appunto della SMI e dei rifugi antiaerei. Allora anche lì, proprio per promuovere e per far sì che più persone possibile potessero venire a sapere di questa realtà e magari pensare di investirci per farne un museo, facemmo anche questo video. È andato tutto bene, perché il museo finalmente c'è, è stato inaugurato il 12 maggio o il 13 maggio, non ricordo, del 2012. Dopo tutta, si può dire, una bella parte della mia vita dedicata a far sì che questo potesse succedere. Diciamo, in qualche modo ci avevo messo la faccia, ho fatto anche una scommessa, certo, dal punto di vista professionale. E ora c'è un nuovo libro che non ho scritto, ho disegnato. Peraltro, oh, dai, è questo, guarda, è in fase di stampa in questi giorni. Che bellino! sì, è un personaggio, si chiama Rami, il comignolo Rami, sì, sì. Scritto dalla nostra responsabile comunicazione e marketing, appunto, dicevo prima, Daniela Santoro, è la storia di un comignolino piccolino di rame che vuole diventare grande. Ci sono dei disegni, guarda, questo è proprio, non mi aspettavo questa domanda, era veramente qui per caso. È la storia di questo comignolino, delle sue avventure di comignolo bimbetto, non so se si vede. Si vede, come? Che ha un periodo della sua vita che si mette a confronto con i comignoli più grandi, più anziani, vedi? Ognuno ha una sua storia. E questo piccolo Rami, questo comignolino, insomma, ha un excursus e diventa grande. In una notte d'inverno, guarda, stellata, il piccolo Rami si mette a confronto dei tre comignoli più vecchi, più saggi, che gli dicono e gli insegnano come si fa a diventare grande. È una storia per bimbi, ma ovviamente anche per grandi, che io mi sono divertito tantissimo a disegnare, ma che è basata sul lavoro mio di più di 10 anni fa, perché questi comignoli esistono davvero, sono comignoli
di rame, ne ho fatti tanti, proprio realizzati per delle ville quassù in montagna. Io vengo dalla montagna, peraltro è uno dei cliché, dei miei slogan, e viene ripetuto anche nel manifesto dell'architetto contemporaneo, come hanno scritto. E quindi ecco, sulla base di questi comignoli di rame, che nelle varie pubblicazioni dello studio i comignoli di rame vengono sempre presi fortemente in considerazione, anche quando siamo andati all'estero, siamo andati in Cina, siamo andati da varie parti, quando l'occhio cade sui comignoli di rame, vedo la gente che gli brillano gli occhi. Era Daniela... una storia per bambini, eh? Sì, è stata brava a realizzare e a mettere insieme questa storia. Senti, quanto sei social? Raccontaci un pochino i tuoi social. Sono... credo che potrei esserlo di più social, fra virgolette. Sono su Instagram poco, sono su LinkedIn pochissimo, parecchio sono su Facebook. Su Facebook. La pagina si chiama ADU, architetto Davide Ulivagnoli, ADU London, perché abbiamo avuto tante esperienze anche a Londra, e abbiamo il nostro sito internet, ovviamente Davide Ulivagnoli, ma sempre ADU, perché sta diventando anche un marchio, lo stiamo registrando. E quindi sono social tanto, ma sicuramente meno di te. io ti dico allora, grazie mille, e noi ci risentiremo presto. Lo spero, okay? Grazie. Bene, ciao. Ciao, ciao, ciao.